Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci tengo a mostrarvi tutta la mia collezione di fiorucci, Elio Fiorucci. Io adoro questo brand, insieme a Moschino è uno dei miei brand preferiti e comunque Fiorucci è molto più accessibile rispetto a Moschino. Comunque, e adoro questo brand, lo adoro tantissimo sin da quando ero piccola, però devo dire che ho iniziato ad acquistare solo ora un pochino di cosine. E sono tutti cappelli e cose del genere, quindi mi fa piacere di mostrarvele. Faccio una premessa, prima acquistavo, infatti come vedete ho anche il loro gadget sul sito ufficiale, questa è l'ultima volta che ho fatto l'ordine, mi hanno regalato questa per Natale. Poi però hanno iniziato a mettere le dogane, o comunque la dogana, perché come sapete Fiorucci è based in UK, per cui spedivano da lì almeno, e quindi purtroppo c'è dogana da pagare visto che l'Inghilterra è uscita fuori dall'Unione Europea, purtroppo va così, adesso non so bene come si sono organizzati, però è così, e quindi ho iniziato a comprarlo su Zalando, su Asos, dipende un attimo dove trovo le cose più carine. Quindi direi di iniziare subito con le cose un pochino più vecchiotte e poi vi faccio vedere il mio ultimo acquisto. Allora, questa qui, madonna, la amo. Tra l'altro su Zalando fanno un sacco di saldi, quindi vi conviene assolutamente tenere sotto controllo Zalando perché fanno un sacco di offertine riguardo Fiorucci. Questa sciarpa vi dico soltanto che sul sito ufficiale costava sui 90 euro e io l'ho pagata 30, cioè pazzesco, ed è bellissima, ancora non l'ho mai utilizzata, poi queste cose le tengo in maniera veramente maniacale, ci tengo tantissimo perché è un brand che amo da morire, ed è di questo lilla grigiolino, direi più lilla però alla luce, violetto, ed è della collezione Woodland, così come anche questo cappellino e un altro che vi farò vedere dopo che ho preso su Vinted. Poi ho preso questa mascherina, ragazzi, ad oggi che state guardando questo video su Zalando ci sono queste mascherine, c'è quella lilla che volevo prendere io a 10 euro, io l'ho pagata 21, quindi ecco, se vi interessa fate un salto su Zalando e andate a vedere perché secondo me conviene. Non è tra le più comode mascherine perché per quanto riguarda almeno il mio orecchio mi scivola sempre via, però mi piace un sacco, è stupenda e non poteva mancare alla mia collezione. Poi qui ho una serie di cappellini, uno più bello dell'altro, questo è uno dei miei preferiti ed è anche lui della collezione Woodland, guardate che carino questo cerbiattino, mi fa impazzire, mi è piaciuta tantissimo la collezione Woodland e mi piace un sacco anche la collezione La Pesca di quest'anno, però non penso prenderò niente di La Pesca perché forse usciranno anche altre cosine molto più carine, quindi non lo so. Devo un attimo valutare, dipende anche cosa mettono su Zalando. Comunque, questo cappellino è invernale ovviamente ed è di un baby blu che è veramente un amore. E poi c'è questo cerbiettino con gli occhietti un pochino storti, come se si stesse guardando il nasino e le gambine tutte strane. È troppo carino, mi piace un sacco questo cappellino. Poi un altro cappellino è questo, sempre con gli iconici angeli, e questo non è della collezione Woodland, è semplicemente un semplice beanie di Fiorucci, l'ho preso bianco, non so perché, in realtà perché anche nero non mi dispiacerebbe prendere qualcosa che sta bene su tutto il nero, penso che il mio prossimo acquisto appunto sarà nero, però i colori sono così belli, ad esempio guardate questo è stato il primo che ho preso, qui ho anche lasciato il cartellino della collezione Woodland. Comunque questo qua invece è stato il primo che ho preso proprio con la scritta Fiorucci e mi piace veramente tanto, non mi ricordo se ve li avevo fatti vedere tutti in questo canale, comunque fatemi sapere quale vi piace di più tra questi tre beanie, io li amo tutti veramente, lo devo prendere anche nero perché veramente il nero è un passepartout. Poi invece quello lì fucsia, poi lo amo tantissimo e sto valutando di prendere anche l'altra mascherina, adesso un attimo vediamo, però lilla mi piace tantissimo.
L'ultimo acquisto invece viene da Vinted ed è sempre sguardo Ferrucci. Questo cappello qui, allora c'è un po' una storia per questo cappello, per questo l'ho lasciato per ultimo, ed è un bucket hat, sempre della collezione Woodland. L'ho pagato 20 euro, e tra l'altro la ragazza è stata super gentile perché non l'ho proprio comprato su Vinted, era in vendita su Vinted ma l'ho acquistato al di fuori. Le ho detto: guarda, ti pago su PayPal, spediscimelo lo stesso, però non tramite applicazione, perché per quanto mi riguarda al momento Vinted è un po' scomodo perché bisogna andare a ritirare i pacchi e non te lo portano a casa, non riesco a selezionare spedizione a casa, boh, vabbè, forse per alcuni oggetti è disponibile mentre per altri no. Comunque, fatto sta che questo cappellino mi era stato regalato a Natale e a causa dell'uscita dell'Inghilterra, appunto, dall'Unione Europea, non mi è arrivato, quindi è andato un po' smarrito, possiamo dire così, e quindi ho deciso di riprenderlo perché quest'anno questi cappellini vanno un sacco, me ne devono arrivare anche altri, quindi non vedo l'ora, non di Fiorucci. Volevo questo a tutti i costi, ce ne sono anche di nuovi bellissimi, ma io volevo questo qui lilla della Woodland con i due angioletti, con la farfalla, cioè troppo troppo bello, mi piace un sacco questo cappellino e sono felicissima di averlo ripreso. Come vedete ha lo stesso logo della sciarpa, perché sono della collezione Woodland, a differenza dell'altro che è questo qua. Come vedete qua ci sono solo gli angioletti e quindi è la collezione basica, quella normale diciamo, mentre qui abbiamo gli angioletti sì, però contornati da elementi naturali, quindi le farfalle, quest'edera, sono troppo troppo cute, mi piace da morire. E quindi sì, assolutamente voglio prendere qualcosa di nero adesso, che come vi dicevo il nero è un po' un passepartout. Tra l'altro la ragazza questo non l'ha mai utilizzato, quindi sono strafelice anche di questo, l'ho già provato, mi sta benissimo, anche se in genere con i capelli sudo tantissimo, però vabbè, anche per fare delle foto è veramente veramente bello, non vedo l'ora di metterlo, che ci sia il sole. Oggi già è una giornata bruttissima perché sta piovendo da un sacco, però già domani mette il sole, quindi sono fiduciosa e speranzosa, speriamo bene. E vorrei tantissimo acquistare anche una maglietta o comunque qualcosa da indossare, però lì sono un pochino più scettica perché li devo proprio provare, a differenza di questi che comunque sono accessori e più o meno vanno bene a tutti. La maglietta, se poi non mi va e costa parecchio, le magliette, le felpe costicchiano intorno ai 150-130, quindi non mi va di buttare 130 e non sapere se poi effettivamente mi andrà oppure no. Mentre con gli accessori posso proprio sfogarmi. Tra l'altro sulle applicazioni di usato, quindi Vinted, Depop, eccetera, ci sono veramente un sacco di sfizioserie, anche di Fiorucci a livello proprio vintage. Ci sono portafogli, ci sono borse, tutte cosine molto molto vecchie. Ho visto che vendono anche questo gadget a 60 euro, cioè questa scatola di latta a 60 euro, che non venderò mai perché mi piace da morire, peccato che sia proprio così rossa, perché altrimenti la esponevo qui, però rossa così non so bene dove metterla, però in effetti dovrei esporla, ci penserò, perché la tengo nell'armadio e non si vede, quindi mi piacerebbe esporla tanto tanto, ora vediamo. E, per quanto riguarda la qualità, devo dire che ancora non ho utilizzato tantissimo questi oggetti, quindi questi accessori, quindi non vi so dire. Però comunque sono ottimo cotone e tutto quanto, sono di fattura perfetta e sono super felice di appoggiare un brand italiano, lo adoro veramente tantissimo. E non so se prenderò anche la mascherina a 10 euro, secondo me è proprio regalata, quindi non lo so, valuterò, perché lilla sta bene sia con questo sia con la sciarpina, devo un attimo pensarci, sia con la borsa Juvupay, quindi non lo so, ci devo un attimo riflettere, però sono veramente non contenta di più di aver appunto iniziato questa collezione. E ho anche la borsa e il marsupio, aspettate! Mi stavo dimenticando di due pezzi fondamentali. Ho effettivamente il marsupio fatto in collaborazione con Adidas ed è bianco, semplicissimo. Questo qui lo cercano tutti, è super desiderato, molto molto bello.
E ho anche questa che è meravigliosa, non vedo l'ora di iniziare a utilizzarla, questa borsa nera di Fiorucci che mi ha regalato mamma e mio babbo per Natale, è bellissima, l'unica cosa che è una a sacca, diciamo una borsa a sacca, quindi non ha la cerniera, però la zip, però vabbè, ce la facciamo andare bene ed è meravigliosa. Quindi sì, diciamo che se facessero degli zainetti potrei impazzire, lo sapete, io sono fissata con gli zainetti e se Fiorucci mi facesse uno zainetto fatto bene sarebbe il mio nuovo, sarebbe la mia nuova go to bag, sinceramente. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato fatemelo sapere sotto e ditemi qual è il vostro pezzo preferito e se vi piace Fiorucci. Io vi mando un bacio grande grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!